Ciao amici di Bimbo Natura e benvenuti a questo nuovo episodio. Una delle cose che mi piace più spesso rimarcare durante i video così dell'orto, della vita nell'orto, è il fatto che comunque questa piccola porzione che noi utilizziamo per coltivare i nostri ortaggi è comunque inserita in un contesto naturale molto più ampio. In particolare qui vedete una bellissima pianta di ortensie che era un po' prostrata così dopo le piogge. Sotto questa pianta, sotto questi bellissimi fiori, vive questo esemplare, probabilmente con la sua famiglia. Se non vado errato, questo è il maschio della specie del ramarro occidentale. Vedete, i colori sono bellissimi. Credo che il maschio si differenzi dalla femmina per delle puntinature nere sul dorso e per questa fascia visibile azzurrognola sotto il mento, e queste sono alcune delle sue parenti più prossime, le lucertole, comuni lucertole. Il ramarro è della stessa, diciamo, famiglia. Questo giorno vi chiederete cosa ci facevo con il ramarro. Era stato, diciamo, messo all'angolo dai cani all'interno della casa, era finito sotto una panca e sono riuscito quasi per miracolo a salvarlo dal gioco mortale dei due cani, che sicuramente non lo avrebbero risparmiato nei loro giochi, anche se in realtà non se ne cibano, ci giocano come quei gatti. E vedete, questo è un ramarro che vedo di frequente sotto questa pianta, e quel giorno in particolare abbiamo avuto modo così di conoscerci di persona. Infatti è un animale che tende a stare sempre nello stesso posto vicino alla sua tana, esce di giorno per riscaldare il suo sangue freddo e si nutre di insetti. Sono molti gli insetti che popolano il nostro ambiente naturale, ogni ambiente naturale. Il video di oggi in particolare ho preso occasione durante una delle mie, diciamo, operazioni di rimescolamento del compost per fare le mie, diciamo, scuse ufficiali a quest'altro insetto. Qui vedete la larva, è lo stadio larvale della cetonia aurata o cetonia dorata. È un coleottero, e i coleotteri sono una delle famiglie più numerose all'interno, diciamo, della classificazione degli insetti. La famiglia dei coleotteri è vastissima. E io in un video che si intitolava Gestire i lombrichi nell'orto avevo confuso questa specie erroneamente con le larve di maggiolino. La differenza è abbastanza sottile tra le due specie, soprattutto a livello larvale, ma è di fondamentale importanza per noi che curiamo il compost e comunque dobbiamo avere rispetto per le specie naturali. È importante sapere che questa specie, di cui vedete in questo momento probabilmente la madre, o potrebbe anche essere una delle sorelle che è uscita dallo stadio larvale, comunque quella che vedete qui è la cetonia aurata o dorata, è la sua fase adulta. Vedete, è un insetto bellissimo, dai colori sgargianti metallici che vanno dal verde al giallo. È un insetto innocuo per noi assolutamente, e ha una sua funzione in tutto nel sistema naturale come tutti gli altri insetti, ma la cosa che interessa a noi è sottolinearne l'importanza all'interno della pila di compost. Infatti le sue larve sono delle detrivore che sono in grado di scomporre la lignina e tutti i materiali diciamo legnosi all'interno della pila di compost. Di solito le troviamo sul fondo e sono degli ottimi trasformatori, tra i principali trasformatori della nostra sostanza organica in preziosissimo humus. Probabilmente dopo di loro arrivano altre specie come i lombrichi o altri, sempre questa micro e macro fauna del terreno, decompositori, quindi veramente utilissimi. Qui abbiamo finito la giornata spargendo il compost e io voglio chiudere il video facendo le scuse ancora una volta alla cetonia dorata e a tutti quanti diciamo gli spettatori che seguono il canale, che si sono così indignati giustamente di questo mio errore. Con questo per oggi è tutto, vi ringrazio, un cordiale saluto, arrivederci.